Life Social. Bentornati popolo della notte, siamo sempre qui su Radio Lombardia e con Live Social siamo pronti questa sera a dare il benvenuto, nonché appunto la buonasera, al presidente di Vodwong Gorla Milano ASD, Vittorio Cera. Buonasera. Buonasera a tutti. Dunque Vittorio, tu questa sera sei qui per parlarci del, ovviamente anche della tua attività e anche del Vovinam, che è una disciplina di arte marziale vietnamita. Però adesso andando con ordine, raccontaci un po' anzitutto la tua attività, quando l'hai fondata, la Vodwong Gorla. Allora, la creazione di Vodwong Gorla nasce nel 1997, esattamente il primo di aprile. Ai tempi eravamo in due, in realtà, con il mio ex socio, che lui poi si è ritirato dalla disciplina, e abbiamo deciso di creare questo club appunto di Vovinam. Io già insegnavo in altri club, ma non avevo mai creato una mia associazione, mi appoggiavo a quelle delle altre. Nel 97 abbiamo deciso appunto di creare Vodwong Gorla Milano. Oh, bene, quindi adesso 22 anni, quasi 23 più o meno di attività. Sono quasi 23 anni di attività, quindi centinaia, forse migliaia di atleti passati sotto mano. E niente, una bellissima esperienza. Direi fantastico. Ecco, tutto questo comunque ti ha conoscevi, credo, già prima del 97 il Vovinam, giusto? Cioè l'arte marziale. Ovviamente, okay. Il Vovinam lo pratico dal 1989. Ok. Caspita, 30 anni proprio di... Sono 30 anni, ho iniziato nel gennaio del... Esattamente proprio il mese, fantastico. Sì, gennaio, esatto, 89. Quindi siamo quasi a 31. Esatto. E avevo l'età di 15 anni ai tempi. Insomma, è stata una passione così a prima vista, forse, perché poi non ho mai mollato, sono andato avanti, sono diventato insegnante. Appena c'è stata l'opportunità di poter fare un corso per poter diventare insegnante, ho colto l'occasione. Oh, bene. E ho iniziato a insegnare molto presto, perché a differenza magari di quello che succede adesso, io a 19 anni già ho provato a fare l'insegnante. Con scarso successo, come a tutti all'inizio, però ci ho dato dentro fino ad arrivare, insomma, adesso, che comunque fa parte della mia professione. Oh, bene, bene, molto bene. Quindi, ecco, spiegaci esattamente meglio di che cosa si tratta questa disciplina di arte marziale vietnamita. Allora, sì, spiegare il Vovinam non è così facile, nel senso, perché le arti marziali per molti sono ovviamente molto simili una all'altra. Esatto, infatti. Allora, la particolarità, tanto per iniziare, è che intanto siamo vestiti in azzurro. Ok. E quindi questo già ci fa riconoscere. Permette alle persone di riconoscerci molto facilmente. Ma esattamente, cioè una maglietta e un pantalone azzurro? No. Ah, ecco, infatti. Ecco, esatto, siamo vestiti con un classico, diciamo, kimono. Nel Vovinam si chiama Vo Phuc. Vo Phuc, ok. Utilizza il termine vietnamita, con cintura. Ok. E niente, quindi abbiamo questa divisa, un colore azzurro, porta lo stemma, solitamente c'è proprio la scritta che richiama il nome della disciplina. E quindi sotto questo aspetto siamo facilmente riconoscibili. È una disciplina nata nel 1938 in Vietnam, okay. Per l'appunto, fondata dal gran maestro Nguyen Loc. Questo maestro ha fatto una sintesi di quello che erano già le discipline vietnamite esistenti, ma non codificate. Ok. Quindi ha deciso di creare questa disciplina, per di più dandogli un nome, tra virgolette, abbastanza occidentale, perché in Vietnam si scrive con accenti particolari, e lui ha deciso invece un nome un pochino moderno per poter permettere nel futuro lo sviluppo più facile, insomma. Oh, bene, fantastico. Quindi insomma ha esattamente... dunque sono 81 anni, sì. Esatto, l'anno scorso a dicembre in Vietnam, e in realtà anche un po' per il mondo, si è svolto praticamente l'80° compleanno della disciplina. Oh, bene, e bene. Quest'anno a dicembre invece si svolge l'80° esibizione, il compleanno, diciamo, anniversario della prima esibizione pubblica, perché è stata nel 39. Okay. Nel 38 l'hanno fondata, ma nel 39 l'hanno presentato. Ah, ho capito. Ho capito, fantastico. Quindi adesso, ritornando un attimo alla tua attività, come sono strutturati esattamente i corsi, Vittorio? Allora, io mi occupo ovviamente già dai bambini nell'insegnare. Okay. Abbiamo bambini, ragazzini e adulti, quindi dividiamo bene le fasce d'età. Abbiamo di solito, io preferisco non iniziare prima dei 5 anni, quindi diciamo che l'ultimo anno di materna è quello dove io faccio provare i bambini. Ho queste fasce dai 5 agli 8 di solito, dai 9 ai 13, poi per me dai 14 in su rientri negli adulti, cioè devi allenarti come un adulto, e ci sono casi particolari che entrano negli adulti anche prima, perché magari sono bambini che hanno iniziato presto, continuano il percorso e quindi sono già abituati a creare
a potersi allenare un po' come gli adulti. Oh, bene, bene, molto bene. Ma esattamente c'è quindi più, magari più frequenza per quanto riguarda la fascia adulta, la fascia dei bambini, o è variegato un po'? Allora, si richiede ovviamente sugli adulti una maggior presenza, uh-huh. oltre al fatto che si allenano quasi 2 ore ogni volta, uh-huh. e ci alleniamo 3 volte alla settimana. Uh-huh. Mentre un bambino dai opportunità anche una volta alla settimana per i più piccoli, tendenzialmente 2 volte, ma si allenano 1 ora a lezione, quindi ah, okay. ovviamente è molto molto meno intenso quello di un bambino rispetto a quello di un direi lui. Rispetto magari alle 2 ore magari settimanali di un bambino, alle 6 all'incirca, esatto, quasi alle 6 di un adulto, esatto, esatto, cambia molto. Molto bene, quindi Vittorio, allora, nonostante comunque siano passati 21 anni dalla fondazione, sì. quasi 23 anni di fondazione, ci sono per caso dei progetti per il futuro? Hai intenzione magari di ampliare questo punto qua o di aprirne un altro, perché no? O altri progetti, insomma, che hai in mente? In realtà no, di ampliarsi no, nel senso mm-hmm. che noi abbiamo una buona dimensione, cioè noi, allora, intanto noi ci appoggiamo a quello che è un gruppo nazionale di Bovina okay. Vietvoda, abbiamo un'associazione nazionale che poi si riconosce a livello europeo e mondiale, mm-hmm. quindi noi nel nostro piccolo contribuiamo a quello che è lo sviluppo del Bovinam in Italia. Mm-hmm. In realtà, questa essendo la mia attività, tendo a tenerla centralizzata su questo posto, non mi sono mai espanso al di fuori di questo, riesco a lavorare bene in questo modo, preferisco dare più opportunità alla clientela che cerca questa disciplina da me su più orari e orari differenti, piuttosto che io dividermi su luoghi okay. differenti. Bellissimo, molto bene Vittorio. Intanto riporto i tuoi contatti partendo dal numero di telefono che è il 347 4046 214. Abbiamo anche ovviamente l'indirizzo presso la palestra Leonidas in via Apelle 38 a Milano, gorla@vovinammilano, una con una sola M, mi raccomando, vovinammilano.it è l'indirizzo mail. Voduong Gorla è la pagina Facebook, così come anche l'account Instagram. Poi abbiamo un sito web che è www.vovinammilano.it e il canale YouTube Vovinam Milano. Ecco, magari in quest'ultimo, ma così come penso anche il sito web, ci possiamo trovare un po' di foto, video, curiosità. Allora, sicuramente, allora, il canale YouTube è un canale YouTube esistente da tantissimi anni, molto frequentato, okay. abbiamo 5.000 follower sul canale YouTube, che non è male per essere una disciplina tra esatto. virgolette di nicchia. Abbiamo caricati dentro circa 900 video, uh-huh. quindi da lì si può veramente comprendere che cos'è la disciplina. Oh, i link si trovano ovviamente dal nostro sito web. Il nostro sito web è fatto appunto per informare su quello che sono le attività, e ovviamente la pagina Facebook come quella di Instagram uh-huh. sono le cose invece un pochino più istantanee, che servono ad aggiornare gli aggiornamenti esatto. veloci che poi si perdono nel tempo. Esattamente. Molto bene Vittorio, io a questo punto ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e aver riportato la tua realtà. Vuoi salutare qualcuno in particolare o aggiungere qualcos'altro? No, beh, intanto ringrazio la radio per aver dato questa grazie opportunità. Diamo una buona notte a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e se vorranno venire a trovarci, a provare con noi, noi siamo sempre disponibili. Fantastico. Siamo contenti. Molto grazie bene, mille. Grazie ancora a te Vittorio, ti auguriamo noi una buona serata, grazie ancora. Grazie. E noi bella gente torneremo ovviamente tra pochissimo, perché abbiamo ancora tantissime storie da raccontare. Ci fermiamo rapidamente per un piccolissimo break, ma state con noi perché torneremo con altre storie assolutamente da non perdere. Mi raccomando, vi aspettiamo. Live, live, social.